Cari amici, ben incontrati e buona giornata. Nel nostro cammino quaresimale verso la Pasqua siamo arrivati all'inizio della Settimana Santa. Appena ieri abbiamo celebrato Domenica delle Palme, Domenica degli Olivi. Oggi è lunedì 6 aprile. Iniziamo questo momento di riflessione e preghiera con una preghiera rivolta alla Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito. L'ho trovata come frutto di una riflessione di un biblista. Dice così: «Fammi dono, Padre, della tua luce, perché impari a vedere come vedi tu, a pensare come pensi tu, a giudicare come giudichi tu. Dio mio, luce intramontabile, fammi dono, Cristo, della tua parola, perché impari ad ascoltare come hai ascoltato tu, a dialogare come hai dialogato tu, ad accogliere come hai accolto tu. Dio mio, verità infinita. Fammi dono, Spirito, del tuo amore, perché impari a consolare come consoli tu, a perdonare come perdoni tu, ad amare come ami tu. Dio mio, amore inesauribile». Cari amici, voi potete capire che i Vangeli di questa settimana, parlo soprattutto di lunedì, martedì e mercoledì, siano Vangeli particolarmente intensi perché annunciano gli eventi del Triduo Pasquale di giovedì, venerdì, sabato, per poi traguardare a domenica, festa di Pasqua, festa di Resurrezione. E questi Vangeli di lunedì, martedì e mercoledì sono sviluppati in casa, attorno ad una cena, due cene a dire il vero, la prima in Betania e l'altra invece a Gerusalemme. Ascoltiamo allora il Vangelo di oggi, lunedì 6 aprile. È tolto da Giovanni. Lo leggiamo e ascoltiamo insieme. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome aveva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano
in Gesù. Ecco, cari amici, è importante che noi cogliamo la profondità di questo racconto molto bello, molto ricco. Come dicevo all'inizio, l'ambientazione è a Betania, quella cittadina vicino a Gerusalemme, dove Gesù aveva compiuto il segno grandioso della resurrezione di Lazzaro. In qualche modo Gesù torna nel luogo del delitto, diciamo così, però nella fossa dei leoni, perché lì lo attendono i farisei pronti a giudicarlo e a deciderne la morte. Il contesto è familiare, è una cena. Gesù si trova a tavola per una cena. E lì avviene un gesto a sorpresa. Una delle padrone di casa, Maria esattamente, fa quel gesto di versare sui piedi di Gesù dell'olio preziosissimo e profumatissimo, puro nardo. È un atto d'amore e di tenerezza, ma è insieme a una valenza profetica, perché è un anticipo di quello che avverrà pochi giorni dopo presso la sepoltura di Gesù. Il suo corpo sarà unto e profumato. È un gesto che viene contestato da Giuda, una contestazione piuttosto astiosa, risentita, ma insomma, questo spreco di denaro con tanti poveri. E Gesù interviene, difende la donna, e la difende con un doppio ragionamento. Come dire, la logica dell'amore non ha calcolo. E poi dice: me mi avete ancora per poco, i poveri saranno sempre con voi. Io credo che da questo fatto potremmo ricavare alcuni insegnamenti molto belli. Innanzitutto questo: l'amore ha una sua propria logica. Non si può mettere insieme amore e calcolo economico. Come dire, l'amore non va da spese. È bene ricordarlo, perché alle volte l'amore viene consegnato ad un gesto estremamente semplice e libero, alle volte ad un gesto estremamente costoso. L'amore ha una sua propria logica. La seconda cosa che mi preme sottolineare è questa. La nostra religione di un Dio fatto uomo comporta anche una bella libertà, quella di poter esprimerci verso Dio con gesti di amore e di tenerezza. Pensate, non solo Dio ha tenerezza verso di noi, ma che noi possiamo avere, siamo autorizzati ad avere gesti, parole di affetto e di tenerezza verso Dio, perché è il Dio fatto uomo, è il Dio che conosce il linguaggio della tenerezza umana. È molto bello questo. E difatti, se noi leggiamo qualche testo, qualche preghiera, anche qualche vita di santo, e il santo è specialista della tenerezza del rapporto con Dio, ne rimaniamo stupiti ed edificati. La tenerezza con cui i santi si rivolgevano a Dio, soprattutto a Gesù, il Verbo incarnato. E il terzo insegnamento è: attenzione, noi possiamo mettere insieme l'amore alla persona di Cristo con l'amore ai poveri, anche perché Gesù ha voluto identificarsi nei poveri. Ciò che fate a un povero lo fate a me. E quindi nessuna contrapposizione tra amore verso Dio e amore verso i poveri. I poveri sono, come dire, un sacramento di Dio,
un luogo, uno spazio, una presenza di Dio che chiede amore di tenerezza verso il povero, ma attraverso lui verso se stesso. Al termine di questa piccola riflessione ci è facile pregare. Signore Gesù, anche noi in questi giorni santi vorremmo essere capaci di gesti di tenerezza verso di te, gesti di amore e di tenerezza, nulla togliendo all'attenzione e alla premura che dobbiamo avere verso i poveri. Fa che la nostra fede e il nostro amore si esprima sempre con questa libertà che Maria, la donna di Betania, ha usato nei tuoi confronti. Gesti di amore, di delicatezza e di tenerezza. Amen. A conclusione di questo momento di preghiera, ci benediciamo come al solito, una benedizione che vorrebbe essere reciproca e libera, da farsi non solo adesso, ma anche in altri momenti della nostra giornata. Il Signore sia su di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti e dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona giornata.